Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, Conte e Sanchez all'Europa dicono coordinamento al più presto per riaprire frontiere. Di Maio dice Germania riapre il 15 giugno. Il ministro degli esteri in visita all'omologo tedesco a Berlino dice apertura e scelta di lealtà e trasparenza nei confronti dell'Italia. Anche la Svizzera riapre i confini da metà mese. Il 1° luglio stoppa restrizioni anche per la frontiera esterna europea. Lettera dei due premier italiano e spagnolo a von der Leyen affinché le riaperture dei confini in Europa siano coordinate. Saronno, sottraevano attrezzature all'ospedale per rivenderle, due arrestati. La dirigente intercettata dice ci compriamo la borsa di Prada. Le indagini erano partite a novembre su segnalazione proprio dell'azienda sanitaria che aveva rilevato una serie di ordinativi anomali a firma dell'indagata, un traffico che continuava anche in piena emergenza Covid nonostante la carenza nei reparti. Il GIP ha scritto che erano avidi e dotati di sconcertante cinismo. Sondaggi, una lista Conte vale il 14%, ruberebbe a Renzi e Forza Italia e spingerebbe l'alleanza centrosinistra 5 Stelle a un punto dal centrodestra. I dati di Quorum YouTrend per Sky TG24, un partito del Premier rafforzerebbe una coalizione formata dall'attuale area di governo attirando non solo pezzi cospicui di votanti di 5 Stelle e PD, ma pescando anche dall'elettorato cosiddetto moderato. Negli indici di fiducia dei leader, il capo del governo è secondo di 2 punti solo all'ex presidente della BCE, Draghi. Il primo capo partito è la Meloni al 6° posto dietro al governatore Zaia, De Luca e Bonaccini. DL Scuola, il centrodestra fa ostruzionismo alla Camera, un giorno dalla scadenza per la conversione in legge, in 172 iscritti a parlare. Tra coloro che hanno chiesto la parola quasi tutti i rappresentanti della Lega e molti di Fratelli d'Italia. In totale potrebbero essere necessarie 28 ore, oltre ai tempi per la firma di Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opere di sanificazione che richiedono 3 ore di pulizia ogni 3 ore di dibattito. Il testo disciplina, tra le altre cose, anche l'esame di maturità alleggerito e il concorso straordinario per l'assunzione dei docenti. Rider, sciopero bianco fino a domenica, le società non ci danno mascherine e guanti e Asso Delivery non ci riceve. La rete nazionale Rider X per i diritti, invita i fattorini a non fare le consegne al piano e chiedere ai clienti di scendere a ritirare il cibo. Insieme al pasto verrà consegnato materiale informativo sulla condizione dei lavoratori in questo settore. Non sono pervenute le forniture dei dispositivi di protezione individuale, quale mascherine, guanti, gel sanificante, alcol per i cassoni, alla maggior parte dei lavoratori, appunto, mettendo così in serio pericolo sia la salute dei rider e dei loro familiari che quella dei clienti. Notizie da Napoli e dalla Campania. Fase 2 in Campania, De Luca apre a tutto. I bar restano aperti fino alle 2 nei weekend, ma niente asporto all'alcol dopo le 22. Oggi come Campania camminiamo a testa alta e possiamo dire davvero che siamo stati la regione che ha dato la prova più alta di efficienza e di capacità amministrativa. Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook, con la quale ogni venerdì fa il punto sulla situazione coronavirus. Napoli, guardia giurata ferita a colpi di spranga all'interno del Cardarelli. Colpi di spranga contro la guardia giurata. È cominciata così la colluttazione nel cortile del parcheggio interno all'ospedale Cardarelli, scenario dell'ennesimo atto di violenza contro il personale in forza al presidio. Stavolta la vittima è stata una dei vigilantes che presiedeva e regolava gli accessi nella palazzina del DEA, dove, come imposto dalle ultime misure di sicurezza per contrastare il Covid, è consentito l'accesso immediato solo ai pazienti con orari più rigidi per le visite. Un uomo aggredito con una spranga alla guardia giurata che presidiava l'edificio perché voleva per forza accedere all'interno dell'ospedale ed entrare nel reparto di rianimazione dove era ricoverato un suo parente. Spiega così Giuseppe Alviti, presidente dell'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate, che ha segnalato l'episodio avvenuto 2 giorni fa.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Maltempo, Brentella esondato a Montebelluna, un fiume di fango. Siamo in ginocchio, dicono. Danni per centinaia di migliaia di euro per le famiglie delle vie Berto e Valderoa. Distribuiti 400 sacchi antialluvione. La piscina chiusa a Casale. Noi collaboratori di Acquafit lasciati a casa senza preavviso. Il centro sportivo ha chiuso i battenti dopo il lockdown. Una trentina le persone che lavoravano tra palestra e piscina. Tragedia a Borso del Grappa. Ragazzo di 23 anni muore dopo un malore. Il dramma si è consumato nella prima mattinata di oggi. E immediata la chiamata ai soccorsi e altrettanto veloce è stato l'intervento dei medici e degli infermieri. Imoco Volley conferma per un'altra stagione Miriam Silla. Le Pantere di Conegliano rinnovano il contratto anche alla schiacciatrice azzurra, diventata in pochi anni una superstar internazionale. Per lei sarà il terzo anno di fila con l'Imoco. Laurea in medicina a Treviso, governo impugna la legge del Veneto, doccia fredda per il corso di laurea voluta da URSS 2 e Università di Padova, Zaia su tutte le furie, Veneto pronto a fare ricorso. Il sindaco di Treviso ha detto presi di mira da Roma. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Maltempo sul Friuli, raffica di allagamenti e disagi nel Cividalese, nella Bassa e nella zona di Udine, mareggiate lungo la costa. Oltre 30 i comuni che sono stati colpiti. L'annunciata ondata di maltempo ha provocato disagi e allagamenti in diverse aree del Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo che fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile regionale. Lutto per l'improvvisa scomparsa di Giovanni Paoletig. Si è spento a 74 anni lo storico amministratore di Cividale. Malore fatale mentre si trovava negli uffici di Confartigianato a Udine. Un lutto per l'improvvisa scomparsa del perito Giovanni Paoletig, 74 anni, ex amministratore comunale di Cividale del Friuli. L'uomo si è sentito male questa mattina negli uffici di Confartigianato Udine, di cui era uno storico collaboratore, dove si era recato per collaborare alla stesura dei protocolli anti-Covid-19. Coltiva marijuana in casa, arrestato un cinquantenne a Tiezio di Azzano Decimo, scoperte 7 piantine di cannabis. Coltiva marijuana in casa, è stato arrestato. I carabinieri della stazione di Polcenigo, in collaborazione con il personale della compagnia di Pordenone, hanno arrestato un cinquantenne di Azzano Decimo, pregiudicato, operaio, ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione di marijuana finalizzata allo spaccio e porto abusivo di coltello. L'arma dei carabinieri compie 206 anni a Udine, deposizione di una corona d'alloro e consegna di 9 ricompense militari e una di reparto. Ricorre appunto oggi il 206 anniversario di fondazione dell'arma dei carabinieri, che quest'anno assume un significato ancora più profondo in quanto coincide con il centenario della concessione della prima medaglia d'oro al valor militare alla bandiera di guerra dell'istituzione per il valore dimostrato e il sangue versato durante il primo conflitto mondiale, soprattutto in terra friulana e isontino-giuliana, teatro di cruente battaglie. Era il 5 giugno 1920 e da allora in questa data si celebra la festa dell'arma, nata come Corpo dei Carabinieri Reali il 13 luglio del 1814. Escono per una gita, ritrovata la famiglia dispersa. Papà, mamma e 2 figli piccoli erano partiti per Bordano, ma nessuno aveva loro notizie. Sono riusciti a mettersi in contatto con i parenti. Scattata l'allerta e avviate le prime ricerche per una famiglia composta da padre, madre e 2 figli piccoli che non dava notizie di sé da 3 giorni. Si tratta di una famiglia che vive in un paese dell'Interland udinese ed era diretta nella zona del Monte San Simeone sopra Bordano. Così i genitori avevano riferito ai parenti prima di allontanarsi a bordo di una vettura. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.